in memoria della nostra cara Veronica, figlia di questa comunità, mia coetanea, che è venuta a mancare a causa del Covid. La vogliamo ricordare con la sua gioia, la sua spensieratezza, ma soprattutto con la sua umiltà e sapersi mettere sempre a servizio di quanti incontrava lungo il cammino, senza mai mettersi in mostra, ma con quella umiltà e semplicità che la caratterizzava. E per lei vogliamo pregare perché possa essere accolta, come già lo è, tra le braccia misericordiose del Padre. Eterno riposo, donale, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Il volto di Veronica Stile, quel sorriso spento così presto, è ancora vivo nel ricordo di un'intera comunità. Ed anche quest'anno in tanti hanno voluto aderire al trail delle Chiancolille, giunto alla sua terza edizione e voluto proprio in memoria di Veronica. La gara podistica, partita da Viariccio dinanzi alla cattedrale di San Prisco a Nocera Inferiore, rientra nel circuito Trail Campania ed è organizzata dal Nocera Runners Folgore in collaborazione col Centro Sportivo Italiano e l'Istituto Galizia e gode del patrocinio dei comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani e Tramonti. Questa è la terza edizione del Trail delle Chiancolille, un memorial dedicato alla scomparsa e compianta Veronica Stile. Abbiamo circa 200 atleti oggi al via, dopodiché partiranno gli atleti del Fit Walking e poi ci saranno le gare dei bambini con il mini trail. Per noi è sempre una gioia realizzare questi eventi, queste cose che raccolgono un bel po' di persone e fargli scoprire le bellezze della montagna, ovviamente gareggiando. La gara degli agonisti si articola su 18 chilometri con un dislivello di 1100 metri e speriamo vinca il migliore. Noi cerchiamo ovviamente di avvicinare quante più persone possibile allo sport in generale, che sia la corsa, che sia la passeggiata. Cominciando già da piccoli abbiamo anche la scuola di atletica leggera Rosellina Supino, che è una scuola di atletica comunale, quindi cerchiamo veramente di aggregare. Lavoriamo insieme con il liceo artistico Galizia, che realizza i premi per questa manifestazione, quindi il nostro verbo preferito è aggregare e unire per avere sempre un qualcosa di più bello, perché poi sono queste le grandi soddisfazioni al di là dei risultati sportivi. Noi teniamo una risorsa importantissima che è la nostra montagna. 3 anni fa, quando ci siamo accorti che c'erano delle nuove frontiere dello sport, c'era la possibilità di poter sfruttare questa risorsa che teniamo in accordo con altri 3 comuni, 4 comuni che condividono con noi questa risorsa, abbiamo tirato fuori questa manifestazione che poi si è portata avanti pure con il trail delle 13 chiese che organizziamo proprio a Tramonti, oltre al trail delle Chiancolille che va ad ospitare la zona Pagani, Nocera, Nocera Superiore, Tramonti. Beh, il ricordo sicuramente lo tengono tutti perché hanno loro deciso di fare questa bel memorial, questa gara bellissima dagli sportivi, insomma impegnatissimi, alle signore che faranno la passeggiata, ma ai bambini che è la cosa più bella. Lei è una mamma che aveva un bimbo in grembo, per cui sarà felicissima anche guardarci dal cielo per questa giornata bellissima, bellissima per tutti. E io ringrazio di cuore tutti coloro che hanno voluto organizzare questo per lei. Tutti la conoscevano e il suo sorriso l'ha portato veramente nel cuore di tutti. Grazie. Da Capezzano di Pellezzano, Salerno, trail running. Quindi questi tipi di manifestazioni fanno bene anche all'ambiente, vero? Soprattutto all'ambiente. L'importante è non inquinare quando si va in montagna, non lasciare rifiuti durante la corsa e anche durante gli allenamenti. Noi oggi ricordiamo Veronica, una mamma,
una grande donna e la dedichiamo a lei questa mattinata. Come si può non essere vicini a queste manifestazioni? Bambini, adulti da parte di tutto l'agro, siamo contentissimi, è una bellissima giornata e queste sono le cose che ci piacciono. Benissimo. Dobbiamo portare i nostri ragazzi, i nostri giovani in giro, dobbiamo essere sempre vicini a loro, pronti ad ascoltarli e organizzare con questi amici delle associazioni quanto più eventi del genere, quindi benissimo così.